perché ragazze e ragazze di Milano continuano a dire che non possiamo più aspettare. Abbiamo aperto uno spazio per 3 giorni, non solo uno spazio fisico, ma uno spazio di partecipazione e di protagonismo. E alla fine le ragazze e ragazzi ci hanno detto una cosa che io esprimerei in una parola: noi ci siamo. A noi piacerebbe che Milano provasse la sfida di rovesciare questo trend, dicendo: abbiamo l'idea che nei prossimi 20 anni Milano deve essere la città dalla quale le ragazze e i ragazzi se ne vanno solo perché si innamorano e vanno da un'altra parte. Le tematiche che sono emerse ieri nelle discussioni di tavoli sono le più ampie, possono essere raggruppate nei settori della abitare, nella mobilità, nel problema degli affitti, nel problema delle biblioteche e nell'interazione e nella sicurezza. Noi non vogliamo che Milano sia la città dove solo chi si può permettere di spendere 700 euro d'affitto possa venire a studiare. Milano deve essere la città di tutti gli studenti. In questo senso bisogna trovare delle soluzioni per permettere alla maggior parte degli studenti possibili di venire a studiare qui. E esempi di, come si dice, good practice possono essere quelli di tempo riuso, che ha ipotizzato una specie di contratto di portinariato fra studente e quartiere in cambio di un affitto. Poi il rapporto fra quartiere e studente è stato approfondito nei vari tavoli. Noi pensiamo che l'università non debba essere chiusa, debba essere un'università aperta al quartiere. Le nostre richieste al comune sono per gli spazi dove studiare. Noi pensiamo che servano una maggiore copertura delle sale di lettura e delle biblioteche. In questo senso auspichiamo una rete fra biblioteche comunali, atenei e associazioni che permetta di tenere aperte per il più grande lasso di tempo possibile spazi per lo studio, perché un problema emerso ieri dai tavoli era un problema inerente alla sicurezza. Molti studenti si sono lamentati di non sentirsi sicuri a Milano, e quello che chiediamo noi al comune non è di aspettare che sia il comune stesso a risolvere il problema. Vogliamo essere noi ad affrontare la questione della sicurezza, vogliamo essere noi a riappropriarci della sicurezza di quelle aree di degrado che adesso non sono vissute. E come fare? Non pretendiamo di chiedere fondi al comune con il quale siamo in solidarietà, come sono messi, ci dispiace tanto, e quindi non chiederemo mai i finanziamenti, ma chiediamo una semplificazione burocratica, un qualcosa che ci permetta di fare degli eventi, delle serate, delle mostre culturali in modo da tornare a popolare quelle zone. Per poter organizzare un concerto, un evento culturale in maniera più ampia, e che è legato spesso a una sorta di discrasia tra quello che le varie istituzioni e organi dicono di fare o di rispettare. Quindi fondamentalmente il problema è che magari uno riesce ad avere appunto una licenza per fare lo spettacolo, però poi all'ARPA non va bene, all'ASL non va bene, ci sono una serie di problemi, quindi fondamentalmente anche se uno cerca di fare quello che bisogna fare, questo non è sufficiente. Il secondo problema che abbiamo in qualche modo identificato è una certa difficoltà, diciamo, degli operatori, operatori musicali, ma penso che questo problema si può allargare a tutto l'ambito culturale, a interfacciarsi con l'amministrazione comunale, un po' perché il mondo della musica milanese è un mondo molto frammentato, fatto da tante associazioni, tanti operatori che lavorano in maniera un po', diciamo, disorganica, e non esiste, a differenza di altri contesti come quello inglese in cui ci sono moltissime associazioni, un organismo di rappresentanza o qualcuno che in qualche modo rappresenti tutto e che sia una voce forte e capace di interfacciarsi con l'amministrazione. Un punto forte su cui però abbiamo cercato di lavorare è appunto il fatto che questo sportello unico dovrebbe raggruppare tutti gli
diciamo, in qualche modo gli enti che sono legati appunto all'erogazione di questi permessi, ma un punto ancora più importante forse è legato proprio al fatto che questo, lo Sportello Unico, deve diventare un punto importante non solo per l'assessorato alla cultura, che può sembrare quello più direttamente coinvolto, ma questo, il punto, la questione è rivolta a tutti gli assessorati, perché il tema dei permessi riguarda anche l'assessorato al commercio, per esempio, perché stiamo parlando di un'imprenditoria culturale, quindi di un business culturale che comunque fa soldi e che porta ad esempio turismo. Stiamo parlando dell'assessorato alla sicurezza, perché questo tema si lega al tema, diciamo, dell'intrattenimento notturno e a tutti i temi legati alla sicurezza, si lega all'assessorato ai trasporti, ad esempio, perché uno dei temi fondamentali degli eventi culturali è proprio come raggiungere gli eventi. Nel tavolo si è parlato fondamentalmente dei programmi europei come Gioventù, che permettono attraverso il servizio volontario europeo e l'organizzazione di scambi giovanili la possibilità di mobilità sia appunto in entrata e in uscita di giovani. Ecco l'idea, la proposta che facciamo, perché io vorrei essere così diretto anche al sindaco Giuliano Pisapia di cose che vorremmo accadessero. Allora, su questo tema sarebbe interessante se l'amministrazione mettesse a disposizione spazi o facesse progetti perché si realizzino o nei processi della città di trasformazione, di co-housing eccetera, oppure anche adibire completi palazzi a questo tipo di esigenza, ovvero ospitare volontari europei in entrata, ma anche avere degli spazi per periodi più brevi per ospitare organizzazioni giovanili per effettuare scambi giovanili. Questo perché? Questo perché permetterebbe la rete di tutti gli operatori, giovanili, CAG, associazioni, cooperative, di con più facilità ottenere finanziamenti, perché spesso questi finanziamenti hanno bisogno di non sono molto alti e sulla parte dell'hosting, quindi della recettività, hanno bisogno di un cofinanziamento. Il tema della casa e dell'abitare a Milano è davvero complesso. Cercherò di riportarvi quello che è emerso nel tavolo appunto dell'abitare, in particolare sul tema dei giovani. Allora, intanto c'è un problema evidente di un contesto, che è quello del reddito, delle condizioni lavorative legate al precariato, generazioni 1000 euro, che paragonato e in relazione ai costi della casa in generale a Milano, appunto per i giovani, diventa il problema principale. Non ci sono solo dei problemi, emergono anche delle forme di abitare altro, che a Milano esistono, molto spesso sono poco conosciute, ne abbiamo conosciute qualcuna ad esempio oggi, qualcuna da comuni limitrofi della cintura milanese dai quali si potrebbe imparare, che legano il tema della casa a un tema più ampio legato ad esempio alla relazione, allo sharing, alla condivisione di bisogni ma anche di risorse. La prima parola che ha stravolto completamente le politiche giovanili in Regione Toscana, per cui al di là di chi governerà tra un po', se sarà lo stesso, se saranno altri, probabilmente sarà difficile cambiare, è che le politiche giovanili in Regione Toscana, io credo anche in qualsiasi ente locale, da una parte sono, da una parte dovrebbero essere, politiche di autonomia. Su questa parola ci si gioca poi tutto il resto. Non esiste più l'età, quindi io credo che non debba esserci, non lo ridirò più, comunque sia a livello regionale che a livello comunale. Noi abbiamo progetti che vanno da 18 anni fino addirittura a 40 anni. Non vi sto a spiegare la differenza, ma è chiaro che se si parla di autonomia salta completamente il discorso dell'età, ma si comincia a guardare un processo molto molto faticoso che i giovani, come diceva prima Alessandro, raccontano molto bene. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che si parla di nuovi, cioè come un ente, un soggetto pubblico può guardare finalmente i giovani non più come giovani, che poi con questa parola ci si confonde molto spesso, ma come nuovi. Questi soggetti nuovi sono nuovi nella società, sono nuovi in quel contesto e quindi devono per forza essere accolti
accompagnate, affiancate, anche se queste parole non mi piacciono, e poi dato spazio. Credo che questo sia l'elemento innovativo che dovrebbe esserci. Abbiamo cercato di dare risposte alle emergenze, adesso dobbiamo cambiare passo. Ne siamo consapevoli, ne siamo profondamente convinti, fateci passare il bilancio. Cosa? Ecco, questo, dobbiamo superare questo scoglio enorme, ma ce la faremo con anche scelte difficili, ma vi assicuro che le scelte che stiamo facendo adesso, anche dolorose, sono in una prospettiva di un guardare oltre e soprattutto di fare delle scelte precise rispetto alla Milano che vogliamo, ed è la Milano che volete. Io l'ho detto in passato, ma perché così è? Io non mi sono candidato per me o per la mia generazione, mi sono candidato per il futuro, per i giovani, per i bambini, per far sì che Milano ritornasse quella città al centro del mondo che è ancora ritornata ad essere su molte cose al centro del mondo. Una volta nelle scuole, nei tempi, le scuole si occupavano, poi via via si è passata dall'occupazione all'autogestione, era una cosa semi concordata e non è stato un passo indietro, ma so anche che se non ci fossero state le occupazioni non si sarebbe arrivato all'autogestione. Adesso qua, sia l'anno scorso che quest'anno, sono andato in molti licei in situazione di cogestione. Ecco, cogestione non ha nulla a che fare con l'inciuccio, quella parola pessima che secondo me dovrebbe essere abolita, devo volare di tutta Italia, perché ogni volta che si cerca una mediazione, un punto di equilibrio, allora quello è inciuccio. No, qua significa andare avanti, con però delle scelte che noi dobbiamo fare. Però quello che è stato fondamentale è dare un segnale di tentare, perché io credo che avessimo l'obbligo, su ogni, io l'ho sentito, forse ho sbagliato, accetto critiche e rilievi, e su ogni tema, anche il più delicato, prima dovevamo fare tutto il possibile per conciliare, per quanto umanamente possibile o giuridicamente possibile, interessi diversi. E questo avviene su ogni questione della movida, il tema della casa, e su ogni questione. Adesso io credo che noi dobbiamo fare una scelta, in questi due anni la scelta è da che parte stare. Noi sugli sportelli unici, anche come dimostrazione che è possibile, ci stiamo lavorando da due anni e vi assicuro complicatissimo. Allora, è complicatissimo perché ci sono questioni di rapporti tra gli assessorati, di richieste che devono essere fatte in luoghi diversi con assessorati diversi, perché spesso lo stesso assessorato ha anche sedi diverse, e questo rendere difficile qualsiasi percorso per un'iniziativa, per una proposta, è per me, vi assicuro, un colpo al cuore ogni volta. Allora forse qua, approfondendole insieme, approfondendole con il gruppo giovane che poi è con gli assessori competenti e con me, riuscire a trovare delle soluzioni alternative diverse sarebbe secondo me un passo avanti enorme, che oltretutto darebbe il segnale che ancora una volta Milano è non il primo della classe, perché non è quello che arriva prima. Sulle start-up ne parlavo proprio recentemente con la Cristina Figliani, quella. Anch'io ponevo questo problema e lei lo condivideva. Diciamo, è chiaro che nel momento in cui parte una start-up è un lumicino, come era il lumicino che si accendeva? Il lumicino che si accendeva. Però è anche vero che sappiamo perfettamente che la start-up può diventare anche un'eccellenza internazionale, oltre che nazionale, ma non dà una risposta molto limitata a livello numerico. Ne siamo e ne sono profondamente consapevoli. È anche vero però che su questi temi noi abbiamo molte più possibilità concretamente di avere dei cofinanziamenti, ecco quali difficoltà, Camera di Commercio, perché in fin dei conti sono quelli che hanno i soldi in una situazione. Allora, siccome è utile in ogni caso dare anche quei segnali, noi guardate che sulla start-up, sulla mobilità, su Area C, sul tema dell'energia, ormai siamo punto di riferimento non solo europeo. I nostri assessori vengono invitati da Londra a Mosca per dire cosa si è fatta a Milano. Io vorrei valorizzarle queste cose, per dire che mi piacerebbe invece che non si dicesse più solo Milano come Berlino, ma Berlino come Milano. Quello che
noi vorremmo essere per il sindaco Pisapia, vorremmo essere quella lucina che la fa svegliare tutte le mattine, che le ricorda, ci sono gli studenti universitari, devo affrontare il problema degli studenti universitari, devo aiutare gli studenti universitari. Noi, senza essere troppo invasivi, vogliamo essere questa lucina che si accende nella sua mente, perché la consulta comunale, che è una cosa che apprezziamo tantissimo, non è sufficiente, la nostra collaborazione con il comune vuole essere più attiva, vogliamo fare di più,